Assemblea di Confindustria L'Aquila, assemblea che si svolge ad Avezzano per la prima volta. Chiediamo il motivo di questa novità importante per il territorio marsicano, lo chiediamo al dottor Marco Fracassi, che è presidente di Confindustria L'Aquila. È una speranza, una sfida, un'ambizione ripagata? Oggi essere qui ad Avezzano per inaugurare la nostra sede appunto di Confindustria L'Aquila ad Avezzano è particolarmente significativo. Ritengo che le imprese hanno bisogno di attenzione, di vicinanza e questa apertura è sicuramente un modo per avvicinarsi agli imprenditori e sostenerli nella ripresa, nel rilancio, dove ritengo che Confindustria possa recitare un ruolo importante. Inoltre l'apertura di questa sede ha un significato in più, ha un significato anche politico. Vogliamo congiungere il territorio dell'Aquila e di Avezzano e non contrapporli, perché riteniamo che realizzare una progettualità come Abruzzo interno in cui Confindustria vuole recitare un ruolo, ritengo che possa essere sicuramente una tu per lo sviluppo della nostra economia e della nostra provincia. La sede di questa sede territoriale marsicana è a Sviluppo Italia, in pieno centro del nucleo industriale avezzanese marsicano. Un nucleo industriale che non gode di ottima salute. Direi che questo nucleo industriale è falcidiato dalla crisi, no? Falcidiato da imprese che purtroppo sono anche fallite, anche imprese storiche, e questo naturalmente ci rammarica. Però d'altro canto noi siamo qui perché dobbiamo creare sviluppo, dobbiamo creare un futuro, dobbiamo creare un'aspettativa e se vogliamo anche una speranza al territorio, ai cittadini di Avezzano, della provincia dell'Aquila, perché noi ci crediamo. Come imprenditori dobbiamo crederci, abbiamo un dovere etico, un dovere morale di rilanciare la nostra economia. Avezzano ha una sede di Confindustria, il merito è del marsicano presidente provinciale di Confindustria? Ma ritengo che il merito sia dell'intera associazione e ritengo anche che ovviamente il Consiglio di Amministrazione ha avvalorato questa mia volontà di aprire questa sede, che per me era particolarmente importante, è particolarmente importante oggi e per il futuro in particolare. Buon lavoro a voi e buona fortuna a tutti noi. Grazie molte, saluto a tutti e buon Natale a tutti quanti. Grazie ancora. Il sindaco di Avezzano, dottor Giovanni Di Pangrazio, è presente a questa inaugurazione. Che significato ha la sede di Confindustria per Avezzano e la Marsica? Ma è unica, è la prima volta e quindi penso che il presidente Marco Fracassi, avezzanese doc, persona che ha vissuto in questo nostro territorio, ha lavorato nel nostro territorio, oggi abbia voluto dare questo riconoscimento importante alla Marsica e chiaramente aprendo questa sede di Confindustria qui ad Avezzano. Siamo veramente contenti, è un riconoscimento per la città di Avezzano che ci aiuterà anche attraverso loro a poter far avere quel ripensamento che è già una risoluzione del Consiglio regionale sulla rivisitazione del 107-3C, cioè gli aiuti alle imprese che erano stati tolti nel passato, oggi anche con Confindustria insieme ai sindaci si può fare squadra per far rivedere questo punto dalla regione. Io penso che questa sede sia un altro tassello perché la città Avezzano sia sempre più città territorio, città distretto, città che può coagulare su di sé una serie di interessi, cosa che stiamo facendo in altri settori. Oggi Confindustria ci mette un'ulteriore tacchetta.